Terzo appuntamento con la camminata in rosa, manifestazione organizzata dalla WISP di Manfredonia con la partecipazione di due associazioni importanti che si occupano delle problematiche relative alle donne colpite dal cancro al seno, la Susan Komen e l'Andos di Foggia. Tantissimi partecipanti, tante donne ma anche tanti uomini in un percorso che si è dislocato nelle vie di Manfredonia, si è partiti da Lungomare Nazaro Sauro, via Palatera, Corso Manfredi e poi si è tornati in Piazzale Diomede, una manifestazione importante che ha la finalità di sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema scottante, quello del cancro al seno, che colpisce ogni anno tantissime donne. Una problematica che si può ovviamente combattere con la prevenzione. Siamo con Antonietta D'Anzelis, consigliere nazionale UISP. Siamo qui per la terza edizione della Camminata in Rosa, una manifestazione organizzata dalla UISP per sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema scottante, quello del cancro al seno. Siamo arrivati finalmente alla terza edizione. Dopo due giornate piene operative tra il convegno scientifico, la danza e rosa, la musica e rosa, oggi arriviamo alla manifestazione. Il nostro è un risultato molto soddisfacente. Sono state distribuite 1800 maglie tra Manfredonia, Borgo Mezzanone, Zapponeta, Monte Sant'Angelo, Castelluccio dei Sauri, San Giovanni Rotondo. La nostra è una grande soddisfazione, quindi grazie a tutti, grazie a chi ci ha supportato tra gli sponsor, chi ci ha dato il patrocinio, ma soprattutto alla gente che ha creduto in noi sin dal primo giorno. Infatti non a caso siamo arrivati alla terza edizione, perché il messaggio da approfondire è proprio quello di ricordarci di noi, perché prevenire è vivere. Quindi oggi di tumore al seno non si muore più, dobbiamo batterlo sul tempo, e l'unica arma che abbiamo per batterlo sul tempo è la prevenzione. Siamo in compagnia di Elisabetta Valleri, presidentessa dell'ANDOS, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, che è partnership di questa camminata in rosa WISP. Quest'anno andiamo a questa camminata, siamo orgogliose di venire da Foggia, molto numero di ragazze, diciamo non tutto per al seno, ma perché noi crediamo alla prevenzione. Questi sono momenti in cui noi sensibilizziamo tutta la città, quindi facciamo vedere che esiste un ritorno alla vita. Io sono operata 14 anni fa e quindi sono qui a testimoniare che si può continuare a vivere, si deve ritornare a vivere. Vediamo che ci sono degli errori, sentiamo la gente, ci cerca, perché appena arriviamo ci vengono a chiedere delle notizie e noi cerchiamo di essere chiari, perché la donna che si opera ha bisogno di avere chiarezza attorno a sé. Quindi questi momenti sono momenti di condivisione e di, se vogliamo, di sensibilizzazione della gente che non è stata toccata, perché quella è già entrata, ma evitare che la donna arrivi troppo tardi, quindi bisogna arrivare subito per poterci salvare la vita, è importante.